Penultima partita di campionato, penultima casalinga per il San Colombano, che pareggia 0-0 con il Verbano, una squadra tosta, ma oggi il San Colombano ha dato veramente il cuore, messa bene in campo e si è portata a casa un punticino. È vero che mai i giochi sono fatti, però io devo dire che è stata veramente una partita bella da vedere, anche perché hai fatto giocare un po' di giovani. Sì, no, è stata una bella partita combattuta, perché loro veramente un'ottima squadra, sono venuti qua per vincere e noi finalmente abbiamo fatto vedere un po' di cuore vano, e quindi questo è l'aspetto gratificante. Siamo sempre stati in partita, siamo ripartiti qualche volta, forse abbiamo sbagliato un po' troppo nelle ripartenze, eravamo un po' troppo frenetici, abbiamo sbagliato tanto, potevamo fare meglio in quelle situazioni, però sono molto contento della prestazione. Sì, devo dire che ragazzi veramente hanno dato l'anima, non si può ricriminare niente, abbiamo finito la partita comunque con 3-2000. Devo dire che comunque è una soddisfazione, no? Sì, io non guardo queste cose. Io nel senso, sì, invece. Nel senso che quando faccio i cambi non guardo queste cose, io guardo i ragazzi che meritano e sì, certo. Durante gli eventi si impegnano tutti e è giusto dargli il loro spazio, perché se lo meritano è giusto. Certo, hai fatto bene. Quindi adesso abbiamo qualcuno dietro che si sta facendo gli setti, il capitano Albertini con un po' di acqua. Adesso finiamo il campionato. Ci sta, va bene anche questa. Finiamo il campionato alla Dossanina domenica. Beh, penso che ormai i giochi siano praticamente fatti, perché ha vinto il Fanfulla, ha vinto anche il Lusso 81, e noi però andiamo là comunque sempre con il nostro cuore e la nostra grinta. Assolutamente, andiamo a fare l'ultima la nostra partita. Sì, sono contento di come abbiamo chiuso in casa. Bene. E così dobbiamo fare a Lodi, dobbiamo tenere alta la testa. Perfetto. E quindi andiamo a fare partita assolutamente. Ringraziamo mister Aquilante, ci vediamo domenica alla Dossanina, non mancate. Grazie a voi. Grazie. Ciao.